Oggi facciamo tappa in Veneto, in una delle regioni più famose per i suoi vini, la Valpolicella. E la Valpolicella ha una punta di diamante, l'amarone, ma anche una tecnica chiamata ripasso. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi presento Val di Mezzo di Cantina Sartori. Siamo a Negrar, in provincia di Verona, e Sartori è una cantina storica all'interno del panorama della Valpolicella. Infatti produce vini sin dal 1898. Questo prodotto in particolare è pensato per la grande distribuzione ed è di fascia media. Come potete vedere dalla scheda, l'annata è il 2015, le uve sono Corvina, Corvinone, Rondinella e Croatina e la gradazione alcolica è di 13 gradi e mezzo. Essendo etichettato come superiore, ricordiamo che questo significa che ha una gradazione alcolica più elevata rispetto a quanto prevede il disciplinare. Infatti siamo all'incirca attorno a un grado in più. Essendo un vino di fascia media, sarà qualitativamente inferiore? Lo scopriremo con la degustazione, ma prima andiamo come sempre a vedere l'etichetta più da vicino. E vediamo più da vicino la nostra etichetta, Val di Mezzo, Sartori, questa etichetta nei colori del marrone e del nero, scritte dorate in rilievo, quindi anche una certa ricercatezza nell'etichetta. In aggiunta in questo cerchio c'è appunto il simbolo di Can Grande della Scala, signore di Verona dei primi del 300. Primi del 300, quindi un'indicazione storica, così come è storica la cantina. Infatti troviamo il 1898, che è l'anno appunto di fondazione, quindi abbiamo qui Sartori, hanno una storia già ultracentenaria. Giriamo l'etichetta per andare a vedere le indicazioni obbligatorie di legge, dove troviamo appunto Valpolicella Ripasso, superiore perché, come abbiamo detto prima, una gradazione alcolica più alta rispetto a quanto prevede il disciplinare, e infatti questo è 13 gradi e mezzo, c'è all'incirca uno scarto di un grado rispetto al disciplinare, e classica bottiglia 750 e ormai quasi immancabile nelle bottiglie un po' più moderne, il QR code che ci permette di collegarci tramite internet al sito della cantina stessa. Ultimi due particolari che vi faccio notare sono sul collo della bottiglia la fascetta della DOC, che in questo caso non è obbligatoria per legge, è obbligatoria solo per la DOCG, però in questo caso la cantina ha deciso di metterla per dare probabilmente più prestigio alla bottiglia stessa. E come sempre, qui sopra la bottiglia abbiamo a copertura del tappo il simbolo sempre di Can Grande della Scala su questo fondo oro. Anche qui probabilmente si ricerca di dare un tono prestigioso a questo vino. Bene, vista l'etichetta, andiamo a degustare il suo contenuto e dopo daremo i classici voti. E veniamo alla degustazione, partendo come sempre dal colore, questo rosso rubino tendente al granato. Andiamo a sentire al naso note di frutti rossi, particolarmente frutti di bosco come il ribes o la mora, e anche delle note di fondo di liquirizia e tabacco che si sentiranno particolarmente con l'invecchiamento. Andiamo a sentire al palato. Un corpo pieno, vino morbido, tannini non fastidiosi che danno una chiusura amara a controbilanciare un'apertura molto dolce che ha questo vino. Sicuramente tutto questo è merito del ripasso. Che cos'è il ripasso? È una tecnica con la quale il vino, prodotto appunto dalla pigiatura delle uve, viene messo nei tini nel quale ha soggiornato, se così si può dire, l'amarone, mettendolo a contatto quindi con le sue vinacce. In questo modo vengono estratte delle note particolari dell'amarone stesso che danno diciamo un gusto maggiore a questo vino, lo rendono più apprezzabile. Adesso, dopo averlo assaggiato, passiamo ai classici voti.
Partendo dalla fascia di prezzo, questo vino merita una bottiglia su 5. Si trova in vendita fra i 7 e i 10 euro la bottiglia, che è tutto sommato un prezzo molto interessante e si trova facilmente anche nelle catene della grande distribuzione. Dando un voto alla versatilità, questo vino merita 3 bottiglie su 5. È un classico vino da tutto pasto, anche se non ha degli acuti particolari. Scontati sono ovviamente gli abbinamenti con la carne rossa e i primi piatti sempre a base di carne. È indicato per le grigliate con gli amici, infatti è sicuramente adatto allo scopo e accompagna molto bene la carne alla brace. Lo sconsiglio invece con il pesce, in quanto le note che gli regala l'amarone sicuramente andrebbero a sovrastare il piatto. Passando alla facilità di beva, questo vino merita 3 bottiglie su 5. Di per sé non è un vino complicato, tuttavia non ha quegli spunti che lo potrebbero far diventare un grande vino. È probabilmente il classico vino da tavola per tutti i giorni. Non richiede quindi palati particolarmente allenati, anche se poi in realtà determinate sfumature si possono cogliere solo con l'esperienza. La temperatura di servizio è tra i 16 e i 18 gradi. Pertanto il mio giudizio complessivo, e ricordo come sempre personale, su questo vino è di 3 bottiglie su 5. Vino a tutto pasto, forse volutamente fatto in questa maniera perché sia apprezzabile a un vasto pubblico, visto che è un prodotto dedicato alla grande distribuzione. Tuttavia il prezzo lo distacca dai comuni vini da tavola e sicuramente la differenza è percepibile. Se volete un vino onesto da compagnia, il Val di Mezzo sicuramente fa per voi. Vi lascio il link alla Cantina Sartori per vedere quali altri prodotti ha da offrire. Bene, anche per oggi la degustazione termina qui. Se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Condividetelo con i vostri amici e soprattutto se avete qualche dubbio o qualche domanda fatemela qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle uscite dei nuovi video. Vi lascio con le mie solite 3 raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere. La seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose. E la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.